Ciao ragazzi, nel video di oggi parleremo di stacco da terra con kettlebell. Ho deciso di fare questo video interamente dedicato allo stacco da terra perché sapere eseguire correttamente lo stacco con kettlebell è una condizione necessaria per poter imparare correttamente lo swing con kettlebell. Ho disegnato questa piramide per farvi capire e vedere qual è la progressione da seguire per imparare i vari esercizi con i kettlebell. Come potete vedere, alla base della piramide c'è lo stacco e subito dopo c'è lo swing. Ma perché alla base di questa piramide c'è lo stacco? C'è lo stacco perché lo swing, e quindi anche il clean e lo snatch, lo swing è un movimento imperniato sull'articolazione dell'anca. Lo swing è un hip hinge. Lo swing non è uno squat. Quindi la prima cosa che vi mostrerò oggi è la differenza tra uno squat e un hip hinge. Subito dopo vedremo lo stacco da terra e nel prossimo video vi dirò tutto quello che c'è da sapere sul kettlebell swing. Prima però dovete imparare alla perfezione lo stacco da terra. Qual è la differenza tra uno squat e un hip hinge? Allora, nello squat le anche e le ginocchia flettono di un grado simile. Durante la discesa si muovono nello stesso momento. Inoltre, come potete vedere, nello squat le anche e le ginocchia sono pressoché allineate. Negli hip hinge invece sono le anche a compiere la maggior parte della flessione. Il movimento quindi parte dalle anche, le ginocchia flettono in un secondo momento. Inoltre, come potete vedere, nell'hip hinge, a differenza dello squat, le anche si troveranno a circa metà strada fra le spalle e le ginocchia. Quindi questo è uno squat, questo è un hinge, squat, hinge. Capita questa importantissima differenza, possiamo vedere in che modo si esegue lo stacco da terra. Per effettuare lo stacco, posizionatevi sopra al kettlebell in modo da tenere la maniglia allineata alle vostre caviglie o leggermente più avanti. Posizionate i piedi ad una larghezza uguale o leggermente superiore rispetto alla larghezza delle spalle e tenete le punte dei piedi leggermente ruotate all'esterno. Adesso dobbiamo capire in che modo arrivare giù per afferrare la maniglia. Quello che dovete imparare è flettere le anche e quindi evitare di andare in avanti piegando la schiena come una canna da pesca. Questo perché? Perché soltanto flettendo le vostre anche voi riuscirete a tenere la neutralità delle curve fisiologiche della vostra schiena. Per imparare a flettere le anche, una volta che vi siete posizionati sopra al kettlebell, immaginate di avere un muro dietro di voi a circa 30 cm di distanza. Posizionate le mani sulle vostre pieghe inguinali e sempre con le mani spingete il bacino all'indietro e cercate di farlo toccare vicino a questo muro immaginario. Quando fate questo, tenete il peso del vostro corpo spalmato bene su tutto il piede. Quindi, una volta che avete imparato a flettere le anche, possiamo afferrare la maniglia. Cosa dobbiamo fare? Quindi, ci posizioniamo sopra al kettlebell, da qui, flettete le anche e cercate la maniglia con le mani. Mi raccomando, quando fate questo, non guardate il kettlebell, perché è lì tra i vostri piedi e da solo non si muove. Quindi vado giù mantenendo il peso del vostro corpo su tutto il piede, trovo la maniglia
Aggancio la maniglia con le dita, senza stringerla troppo, e con le mani applico un leggero movimento di rotazione esterna. Immaginate di voler spezzare la maniglia. Da qui quindi fletto, afferro la maniglia, spezzo la maniglia. Questa rotazione esterna delle mani attiverà i vostri dorsali e vi aiuterà a tenere le spalle connesse lontane dalle orecchie. Quando siete in questa posizione, mantenete il capo in posizione neutra o leggermente estesa. Assicuratevi di mantenere la neutralità delle curve fisiologiche della vostra schiena. Come potete vedere, quando siete in questa posizione, le tibie sono quasi verticali. Il bacino, come abbiamo detto, si troverà a circa metà strada fra le spalle e le ginocchia, e le ginocchia seguono le punte dei piedi. Quindi evitate di far collassare il ginocchio all'interno o all'esterno. Per fare questo, con il piede afferrate il pavimento e tenete il peso del vostro corpo su tutto il piede, dove sono i lacci delle scarpe, per farvi capire. Quindi, una volta che abbiamo capito in che modo metterci in posizione e afferrare la maniglia, siamo pronti per portare su il kettlebell. Ma che cosa dobbiamo fare per staccare il kettlebell da terra? Allora, quello che dovete sapere è che quando si esegue lo stacco da terra, noi siamo praticamente incastrati fra due cose: l'attrezzo che si sta utilizzando, in questo caso un kettlebell, ma poteva essere anche un bilanciere, e il pavimento. Quindi in questo caso noi siamo incastrati fra il pavimento e il kettlebell. L'unico modo che abbiamo per portare su il kettlebell è quello di spingere con i piedi nel pavimento. Oltre questo, che cosa dovete fare? Nel momento in cui iniziate a spingere, dovete anche pensare a portare le spalle verso l'alto. Immaginate di avere un gancio dietro al trapezio a cui è legata una fune che vi tira verso l'alto. Quindi, da qua, afferro la maniglia, spezzo la maniglia, poi dopo vi dirò anche come respirare quando si esegue lo stacco. Da qui spingo con i piedi e allo stesso tempo porto le spalle verso l'alto. Allora, per eseguire bene uno stacco da terra, dovete imparare una cosa importante. Uno dei segreti dello stacco è quello di imparare ad usare le mani per spingere con i piedi. Infatti, se fate bene questa cosa, cioè se capite come spingere con i piedi e lo fate, nel momento in cui iniziate a spingere sentirete il peso del kettlebell nella vostra mano, sentirete il braccio allungarsi. Ok, quindi applicatevi a capire questa cosa di spingere con i piedi piuttosto che tirare con la schiena. È molto importante quando si esegue lo stacco. Quindi, una volta che ci siamo posizionati, da qui spingo con i piedi, come potete vedere, le anche, alla fine del movimento, le anche e le ginocchia sono completamente estese, il corpo forma una linea retta. Questo in pratica un plank in piedi. I glutei, il quadricipite, i dorsali e gli addominali sono contratti. Le spalle sono giù, lontane dalle orecchie.
il trapezio è rilassato, il collo è rilassato. Una volta che abbiamo capito come effettuare la fase concentrica, dobbiamo vedere come si effettua la fase eccentrica e quindi come faccio a riportare il kettlebell giù. Allora, il kettlebell cercherà di andare in avanti e quindi cercherà di farvi piegare la schiena. Voi lo dovete impedire. Da qui il kettlebell deve ritornare nell'esatta posizione in cui si trovava prima, quindi al centro dei vostri piedi. Per fare questo voi dovete di nuovo flettere le anche, mantenendo il dorsale attivo, quindi utilizzando il dorsale, riuscirete a far ritornare il kettlebell al centro dei vostri piedi. Da qui quindi fletto le anche. Quando il kettlebell tocca il pavimento, ritorno su. Da qui fletto le anche, mantenendo il dorsale e l'addome attivo. Adesso vediamo come si respira quando si esegue lo stacco da terra. Allora, quello che dovete fare è respirare col diaframma. Se non lo dovete, non lo sapete fare, dovete imparare. Per respirare col diaframma, che cosa dovete fare? Inspirate con il naso e quando immagazzinate aria cercate di farla scendere giù nella vostra pancia. Immaginate quindi di avere un palloncino nella vostra pancia e cercate di riempire questo palloncino in questo modo. Una volta che avete preso aria, quindi avete gonfiato il palloncino, contraete l'addome. Questa procedura aumenterà la vostra pressione intraaddominale e renderà il vostro tronco più stabile e quindi più forte. Quindi, come dobbiamo applicare la respirazione allo stacco? Dovete in pratica prendere aria prima di iniziare a flettere le vostre anche. Quindi da qui prendo aria in pancia, la trattengo, contraggo l'addome, da qui aggancio la maniglia, spezzo la maniglia, spingo con i piedi, spalle su. Quando arrivate sopra, quello che dovete fare è espirare, quindi cacciare fuori l'aria, ma ricordate di cacciare soltanto una parte dell'aria che avete immagazzinato, quindi non sgonfiate del tutto il palloncino. Questo è importante per mantenere la stabilità, quindi del vostro tronco. Quindi inspirate prima di flettere, quindi prima di afferrare la maniglia, e quando arrivate sopra potete espirare. Adesso vi faccio vedere 5 ripetizioni di stacco. Quindi, appena il kettlebell tocca il pavimento, potete spingere di nuovo con i piedi e portare le spalle in alto. Una volta che sarete diventati padroni di questo esercizio, potrete accedere allo step successivo e quindi imparare lo swing. Bene. Per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto,
Se è così, vi invito a mettere mi piace e ad iscrivervi al mio canale. Se avete delle domande, potete farmele nei commenti. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!